Made in Italy questa settimana vi porta alla scoperta del Made Expo. Siamo a Milano e siamo nella più importante fiera italiana di architettura, design ed edilizia. Qui abbiamo ascoltato il parere, le opinioni ed alcuni suggerimenti innovativi di esperti di settori ed espositori. L'associazione è nata ormai 20 anni fa, più di 20 anni fa, per raggruppare i produttori di poliuretano espanso rigido, che è uno dei più efficienti isolanti termici. Chiaramente per noi il ruolo del risparmio energetico in edilizia è centrale e qualsiasi forma di sensibilizzazione del mercato da un lato e di incentivazione presso i privati dall'altro è vitale per il settore. Abbiamo visto con molto favore il rinnovo e l'aumento delle detrazioni fiscali che è stato recentemente approvato. Quello che secondo noi però è ancora più importante è che questi incentivi vengano stabilizzati, quindi che ci siano delle regole certe che possono dare fiducia ai cittadini, perché alcuni interventi sono molto complessi da mettere in campo, quindi regole che cambiano ogni 6 mesi, ogni 3 mesi, purtroppo preoccupano la committenza e diventano alla fine inefficaci. Per noi l'aspetto più importante è che le regole siano fissate e che abbiano una durata compatibile con la programmazione e l'esecuzione di lavori importanti, perché il rischio è che la committenza davanti a tempi brevi faccia solo interventi di breve respiro, la sostituzione dell'infisso, la sostituzione dell'impianto termico, che non sono risolutivi all'interno di un edificio con un involucro inefficiente. Da noi organizziamo questo evento per dare un momento diverso alla nostra comunicazione con i progettisti e gli operatori del settore. Noi siamo qui come associazione presenti al padiglione 6, quindi abbiamo uno stand istituzionale che distribuisce la documentazione, che fa quello che si è sempre fatto nelle fiere. Abbiamo voluto offrire questo aperitivo perché crediamo che in un momento così, così triste per l'edilizia, perché la crisi è davvero pesante e pesa sulle imprese, sulle associazioni, su tutti noi, avere un momento in cui ci si rilassa con un bicchiere, una tartina in mano, sia un modo diverso di stare insieme.